Ciao a tutti, benvenuti sul canale YouTube Live in Cucina. Io sono Francesca e oggi faremo una ricetta col miglio. Faremo un dolce col miglio, un cereali in chicchi. Per questa volta tradisco un attimo parzialmente Io Mangio Locale, di cui vi parlo dopo, per sponsorizzare un'altra ditta che si chiama La Salvia, dove io acquisto tutto quello che non trovo da Io Mangio Altrui. Locale. Eccoci qua. Oggi in via del tutto eccezionale ho una nuova video maker, Magica Fede. Vai. Il miglio l'ho comprato. Non Emilio. Il miglio, questo cereale integrale e gli ingredienti di questa ricetta li ho comprati online da questa ditta che si chiama La Salvia, dove occasionalmente, una volta ogni 2-3 mesi, faccio spesa perché solo lì trovo dei prodotti che io uso abbastanza quotidianamente, tipo il miglio, l'orzo in chicchi, il tamari, degli oli, il seitan, i semi di girasole, le alghe. Comunque vi lascio in box i link sia di una salvia che di Io Mangio Locale. Per realizzare questo dolce userò questo contenitore di vetro che ungo appena con un filo d'olio di semi di sesamo. Spennelliamo. Il miglio ha cotto mezz'ora, l'abbiamo fatto andare giù la valvola di sicurezza. Apriamo la pentola a pressione. Questo è il risultato. Boh. Ok, aggiungiamo, intanto che è ancora caldo, io vado un po' a occhio, però circa, io aggiungo 200-250 grammi di malto di riso, che è un dolcificante che proviene dalla fermentazione del riso. Potete usare il miele se lo usate, o lo zucchero di canna, anche altri dolcificanti. Col frullatore ad immersione vediamo il composto. Io ho dato una frullata un po' così grossolana perché a me piace questa consistenza. Se volete dare una consistenza più liscia all'impasto, potete metterlo nel frullatore o nel robot con mix. Aggiungo circa 150 grammi di uva passa, tutto caldo. Aiutandomi con un leccapentole trasferisco a fatica. Anche il cameraman è molto a fatica in questo caso. No, Fede, cambiamo posizione. Sì, è meglio. È scomoda la pentola a pressione da trasferire le cose, però vabbè, dai. Non importa. Abbiamo messo l'impasto, tra virgolette, solo 3 ingredienti: miglio, malto di riso e uvetta, nel nostro contenitore o stampo, e lo lasciamo raffreddare. Ci vorranno circa 40 minuti. Il nostro dolce si è raffreddato, lo giriamo, ecco qua, così, e lo tagliamo a fette e andiamo a posizionare le fette su una placca da forno con la carta forno. Ci sono stati un po' di problemi tra cui il rombo pascolo, ma a prescindere si è rotta la fotocamera e quindi adesso insomma abbiamo dei problemi e facciamo quest'ultima parte del video con un telefono, però insomma abbiamo dei problemi di orari, di gestione, di tante cose comunque. Adesso questo dolce l'abbiamo tagliato a fette, lo infornate per un 20 minuti in forno statico a 180 gradi, di modo che si forma appena una crosticina. Va bene così. Va bene. Con la morte del cuore. Ed è così che vi lasciamo. Comunque un dolce sano. Sano.